una giornata d'autunno del 52 avanti Cristo, le legioni romane guidate da Giulio Cesare hanno stretto d'assedio i Galli di Vercingetorige, che si sono rinchiusi lassù nella fortezza della città di Alesia per serrarli in una morsa senza via d'uscita. Cesare ha fatto costruire un vallo lungo circa 15 chilometri che corre attorno alla città, ma gli assediati hanno mandato cavalieri in tutta la Gallia per radunare un esercito di soccorso che è arrivato qui ad Alesia e si prepara ad attaccare. Per tenerlo a bada allora Cesare ha fatto costruire un secondo vallo lungo circa 20 chilometri che corre parallelo al primo. Una doppia protezione dentro cui i romani si preparano a resistere a un doppio attacco dei Galli di Vercingetorige dall'interno, che sono circa 80.000, e dai Galli dell'armata di soccorso dall'esterno, che sono circa 250.000. I romani sono 60.000. Individuato un punto debole nelle difese, i Galli lo aggrediscono e i romani, sparsi lungo tutta la lunghezza dei valli, resistono a fatica, stanno per crollare. Cesare riconosce il momento critico, sa che una sconfitta per lui sarà senza ritorno. Allora monta a cavallo, raccoglie le ultime riserve di cavalleria e raggiunge il punto dove i Galli stanno per sfondare. I legionari lo vedono arrivare, lo riconoscono dal mantello color porpora, si rianimano, respingono l'attacco, escono dal vallo e vincono. È il momento decisivo di una campagna di conquista durata anni, durissima, epica e feroce, che ha assunto a volte i contorni dello sterminio, del genocidio. Tempo dopo l'intellettuale e uomo politico romano Plinio dirà, a proposito delle guerre in Gallia, iniuria humani generis, crimine contro l'umanità. È la prima volta nella storia che si usa quell'espressione. Dopo Alesia, tutte le Gallie entrano a far parte dei domini di Roma, un territorio vastissimo che andrà dal mare del nord al Sahara, dall'oceano Atlantico alla Mesopotamia. La carta dell'impero, così come la conosciamo, si disegna qui. Borgogna, Francia centrale, queste sono le mura in parte ricostruite di Bibracte, antica capitale del popolo gallico degli Edui, e questa in particolare era la porta che si apriva a nord-est in una cinta muraria lunga circa 5 chilometri. Oppida, centri fortificati, così i romani chiamano le città dei Galli, e nella primavera del 58 avanti Cristo Cesare è qui per il primo anno della sua lunga campagna nelle Gallie. Bibracte non è in territorio romano, gli Edui sono alleati e amici dei romani, ma sono indipendenti. E i romani usano due aggettivi per distinguere la Gallia. C'è la Gallia togata, cioè quella in cui si porta la toga sotto il governo diretto dei romani, quindi il nord Italia e il sud della Francia. E poi c'è la Gallia comata, cioè quella con la chioma, dove si portano i capelli lunghi, un insieme di genti con cui i romani hanno relazioni commerciali, ma su cui non hanno nessun diritto né territoriale né militare. E allora che cosa ci fa un esercito romano qui nel cuore della Gallia comata, nella capitale degli Edui, una delle nazioni galliche più importanti? Stando a Cesare, è stato il loro capo, il druido diviziaco, a chiamarlo, chiedendo aiuto contro l'avanzata degli Elvezi, che hanno
lasciato le loro terre ai piedi delle Alpi per migrare in massa verso la Gallia e per non avere nostalgia di casa si sono fatti terra bruciata alle spalle. Quando furono pronti per partire, incendiarono le loro città, 12, i loro villaggi, circa 400. Bruciarono tutto il grano, tranne quello che serviva per il viaggio. Tolta la speranza del ritorno, sarebbero stati più pronti a sostenere il pericolo. Cesare dà i numeri dell'esodo degli Elvezzi, 368.000 persone, incluse le famiglie, gli anziani, le donne, i bambini, i servi, 92.000 uomini in armi e poi i carri, il bestiame, un popolo intero in marcia. Gli Elvezzi chiedono a Cesare il permesso di attraversare i territori dei suoi alleati. Lui tergiversa, guadagna tempo per costruire le difese. Gli Elvezzi allora si mettono a saccheggiare i territori degli Edui per nutrirsi. Inizia così la guerra e la battaglia decisiva avviene proprio qui, vicino a Bibracte. Cesare ha a disposizione 6 legioni, circa 35.000 uomini, più gli alleati gallici, di cui però non si fida. Gli Elvezzi, il cui numero ed entusiasmo è sceso dopo uno scontro sul fiume Arar, che oggi si chiama Son e scorre non lontano da qui, vengono sconfitti al termine di una giornata di combattimenti durissimi. Il loro campo viene preso, le loro famiglie catturate agli Elvezzi, non resta che chiedere la pace. Cesare accetta la resa, si fa consegnare armi e ostaggi e detta le sue condizioni. Comandò agli Elvezzi di tornare entro i confini da cui erano partiti. Poiché avevano perduto il loro sostentamento e non avevano modo di saziare la fame, pretese che i Galli allobrogi li fornissero di grano. Ordinò anche di ricostruire le città e i villaggi che avevano incendiato. Cesare, nei commentari de Bello Gallico, la fonte principale sulla guerra in cui è difficile districarsi tra verità storica e propaganda personale, parla di se stesso in terza persona e ci spiega le ragioni delle condizioni di pace imposte agli Elvezzi. Lui vuole che tornino nelle loro valli per fare da cuscinetto tra i domini di Roma e le tribù germaniche a nord. Ma quello che impressiona è l'autorità che lui assume su se stesso di arbitro della geopolitica regionale. I verbi che usa sono perentori: iussit, imperavit, ordinò, comandò, ed è un ruolo che i Galli sembrano riconoscere. Conclusa la guerra contro gli Elvezzi, ambasciatori da quasi tutta la Gallia, i principi delle nazioni, raggiunsero Cesare per congratularsi con lui. Chiesero il permesso di tenere, secondo la sua volontà, un'assemblea generale dei popoli gallici. Il permesso fu dato e venne stabilito il giorno. Prima di vedere quali sono le questioni che verranno affrontate nell'Assemblea Generale dei Popoli Gallici e che verranno sottoposte a Cesare, vale la pena fare un ripasso per capire come lui è arrivato fin qui. La data di nascita di Cesare è incerta. La più comunemente accettata è il 100 a.C., verso la metà di luglio. Appartiene alla gens Iulia, clan familiare che fa risalire le sue origini a Iulo, figlio di Enea, e a Venere. La madre Aurelia viene dalla gens Aurelia, altra famiglia romana molto in vista. Patrizio ma non ricco, Cesare nasce nella Suburra, quartiere popolare di Roma. Mario, condottiero vittorioso, più volte console e leader dei Populares, la fazione politica che a Roma rappresenta la plebe e gli alleati provinciali, è suo zio. Cornelia, figlia di Cinna, anche lui capo dei Populares, è sua moglie. Giovanissimo, Cesare abbraccia la causa politica del suocero e dello zio. 82 a.C. Silla, dittatore e capo della fazione aristocratica, ordina a Cesare di ripudiare la moglie. Lui rifiuta ed è costretto a fuggire in Asia. 78 a.C. Silla muore e Cesare può tornare a Roma. Tribuno militare, questore, edile, Cesare segue la carriera politica tradizionale contraendo debiti colossali per pagare le spese elettorali e guadagnare il favore del popolo. 63 a.C. è eletto pontefice massimo. Si racconta che la mattina dell'elezione, comprata accendendo altri debiti, abbia detto alla madre che gli dava un bacio prima che uscisse di casa: o tornerò pontefice o non tornerò. 61 a.C. in Spagna guida le operazioni militari contro i Lusitani. L'incarico gli consente di risanare la sua posizione economica.
60 a.C., riunisce in un accordo segreto Pompeo e Crasso, un patto per la spartizione del potere noto come Primo Triunvirato. Pompeo ha il prestigio militare, Crasso ricchissimo ha i capitali, Cesare il favore popolare. L'accordo prevede che Cesare sia console nel 59 a.C. e l'anno successivo ottenga la carica di proconsole, governatore con a disposizione un esercito, delle province settentrionali, l'Illirico e le Gallie romanizzate. Nel 58 a.C. Cesare ha 43 anni ed è qui a Bibracte perché è il primo a intuire le potenzialità enormi di un'espansione verso nord e verso ovest, verso la Gallia Comata che, come dice lui, è divisa in tre parti. Tutta la Gallia è divisa in tre parti. La prima la abitano i Belgi, l'altra gli Aquitani, la terza quelli che nella loro lingua si chiamano Celti, nella nostra Galli. I tre popoli sono diversi per lingua, istituzioni e leggi. Il fiume Garonna divide i Galli dagli Aquitani, la Marna e la Senna li separano dai Belgi. L'inizio dei commentari De Bello Gallico inquadra la geografia delle Gallie e nel corso dell'opera dà anche molte informazioni etnografiche. I Galli sono divisi in molte tribù, spesso in contrasto tra loro. Tra di esse viene riconosciuta una maggiore importanza alle tribù della Gallia centrale, in particolare agli Edui e agli Arverni. Le classi dominanti sono due, i Druidi, la classe sacerdotale, e i Cavalieri, la classe guerriera. La terza classe, la plebe contadina, non ha diritto di partecipare alle assemblee in cui si prendono le decisioni. Molti plebei, oberati dai debiti, vivono in condizione di schiavitù. I druidi, oltre che occuparsi di sacrifici e riti religiosi, hanno la funzione di giudici. Tra di loro viene eletto un capo che gode di grande autorità. I druidi non scrivono, il loro sapere è tramandato oralmente. Sono esentati dalle tasse e dal servizio militare. Cesare racconta l'uso tra i Galli del sacrificio umano e spiega che alcune tribù in particolare costruiscono grandi simulacri di vimini in forma umana. Poi li riempiono di uomini vivi e gli danno fuoco facendo morire le vittime tra le fiamme. I Galli hanno divinità con funzioni simili a quelle dei Romani, per esempio Tutatis, associato a Marte e a Mercurio. Credono poi all'immortalità dell'anima, che passa da un corpo all'altro. Plinio, nella Naturalis Historia, scrive che la pianta sacra dei Galli è il vischio, perché compare sugli alberi all'improvviso e loro pensano sia caduto dal cielo come un dono degli dèi. Per questo motivo anche le foreste di quercia in cui si trova il vischio sono considerate sacre. Anzi, la parola druido, secondo lui, deriverebbe da dris, quercia in greco. I druidi tengono una riunione annuale nei territori dei Carnuti. È un momento di unione tra nazioni di solito in conflitto o rivali tra loro. Chiarito il contesto, proseguiamo l'esplorazione del sito archeologico di Bibracte, che ci porta in un posto da magia nordica, una fontana d'acqua sorgiva nel mezzo della foresta. L'obiettivo dell'Assemblea Generale che si tiene qui, nella capitale degli Edui, è proprio rimediare ai danni causati dalle rivalità tra le varie nazioni galliche. Alcune di esse, cercando la supremazia, hanno arruolato dei guerrieri svevi, una tribù germanica, li hanno invitati a passare il Reno, ma questi, una volta arrivati, non se ne sono più andati, anzi, si sono fatti raggiungere da altre tribù e i Galli non sono più riusciti a cacciarli. Il re germanico Ariovisto ha imposto tributi, si è fatto consegnare ostaggi e ora si sta espandendo, occupando le terre migliori. Sempre stando a Cesare, sono di nuovo i Galli che chiedono il suo aiuto e lui coglie l'occasione, ne approfitta per allargare la sua influenza, accetta di intervenire e manda ad Ariovisto un messaggio chiedendogli un incontro. I due si conoscono, incontri diplomatici tra loro ci sono già stati, ma questa volta Ariovisto non capisce bene perché Cesare voglia vederlo.
Agli ambasciatori Ariovisto rispose che se a Cesare serviva qualcosa, toccava a Cesare andare da lui. Del resto si domandava stupito cosa avessero da fare Cesare e il popolo romano nella sua parte di Gallia, da lui vinta in guerra. Il ragionamento di Ariovisto è ineccepibile, ma Cesare comunque insiste e gli manda un'altra ambasceria in cui detta le sue condizioni. Primo, Ariovisto deve restituire gli ostaggi. Secondo, deve interrompere la riscossione dei tributi. Terzo, deve impedire che altri germani passino il Reno. Inizia così un viavai di ambasciatori che però non porta a nulla fino a quando Cesare perde la pazienza e avanza con il suo esercito. A questo punto è Ariovisto a chiedergli un incontro. Cosa voleva Cesare? Perché era entrato nelle sue terre? Se Cesare non si ritirava, lo avrebbe considerato non amico, ma nemico, e se lo avesse ucciso, avrebbe fatto un piacere a molti nobili romani. Il colloquio si interrompe bruscamente, gli uomini delle scorte iniziano a lanciarsi sassi e frecce, i tentativi successivi di riaprire i negoziati finiscono male. I romani attaccano, sfondano, arrivano al campo dei germani, sui carri le donne dei germani alzano le braccia al cielo, implorano i loro uomini di non renderle schiave, ma le preghiere non servono. I germani sono sconfitti, fuggono verso il Reno, molti affogano, la strage è terribile, le due mogli di Ariovisto sono uccise, delle due figlie una è uccisa, l'altra fatta prigioniera, di lui si perdono le tracce per sempre. Il comportamento verso i germani e la decisione di lasciare le legioni a svernare in Gallia, fuori dai confini di Roma, rivelano le vere intenzioni di Cesare. Lui non è arrivato qui per dirimere questioni locali o proteggere gli alleati, è arrivato qui per restare. Il secondo anno di guerra, il 57 a.C., vede il baricentro dell'azione spostarsi più a nord. Cesare viene a sapere che i popoli della Belgica, preoccupati dalle notizie di sottomissione che arrivano dalla Celtica, hanno radunato un grande esercito. Com'è sua abitudine, Cesare, che nel frattempo ha arruolato senza il permesso del Senato due legioni in più, gioca d'anticipo, attacca prima di essere attaccato, sconfigge varie tribù di cui fa un elenco dettagliato, i Nervi, i Morini, gli Atrebati e così via. L'ultima roccaforte a resistere è quella degli Atuatuci. La città è protetta su tre lati da rupi molto ripide e sul quarto, il più accessibile, da una doppia cinta muraria. Cesare fa preparare le macchine d'assedio e intanto dall'alto delle mura i difensori prendono in giro i legionari. Quando videro che una torre veniva costruita lontano, si misero a ridere e dalle mura gridavano: «Con quali mani e con quale forza, uomini tanto piccoletti, pensavano di muovere una torre così pesante?» I piccoletti invece muovono la torre, la spingono fin sotto le mura, gli assediati smettono di ridere, trattano la resa, in cambio di clemenza consegnano le armi. Ma è una finta, ne conservano molte, ben nascoste e convinti di sorprendere i romani con la guardia abbassata, attaccano di notte, ma vengono respinti e uccisi. A questo punto per la clemenza non c'è più posto. Cesare vendette tutto il bottino. Dai compratori gli fu riferito il numero dei prigionieri venduti, 53.000. Con questo spaventoso mercato di esseri umani si chiude il secondo anno di guerra. Cesare torna poi in Italia perché deve sistemare delle questioni urgenti e contenere le manovre dei suoi avversari politici. Del resto, come gli aveva detto Ariovisto, se ti ammazzo, molti nobili romani saranno contenti. La fazione dei nobili avversaria di Cesare approfitta della sua lontananza da Roma per riguadagnare spazio. La riforma agraria voluta da Cesare per distribuire terre ai capofamiglia poveri rischia di essere cancellata. Pompeo e Crasso, gli altri due membri del triunvirato, non riescono ad avere una visione comune e non vanno d'accordo. La distanza tra loro ha determinato un vuoto di potere in cui si sono insinuate le frange più violente delle fazioni opposte.
Roma è diventata terreno di scontro per bande armate. Il disordine sta diventando un problema per Cesare, che è lontano e non può intervenire a tutela dei suoi interessi. 56 a.C. Per rinsaldare il patto a tre e attraverso di esso la sua posizione, Cesare convoca a Lucca una conferenza a cui parteciperanno Pompeo e Crasso. L'incontro conferma il triumvirato sulla base di nuovi accordi. Pompeo e Crasso saranno consoli l'anno successivo, il 55 a.C. Al termine dell'anno consolare, a Pompeo verrà assegnato il governo della Spagna, a Crasso quello della Siria. A Cesare viene rinnovato per altri 5 anni il governo della Gallia e dell'Illirico. Forte di questo successo diplomatico, Cesare può tornare in Gallia ed affrontare le crisi che si stanno aprendo senza doversi guardare le spalle. Una delle porte romane di Autun, fondata con il nome di Augusto Dunum da Augusto attorno al 15 a.C., è destinata a sostituire Bibracte come capitale degli Edui. Molti monumenti qui raccontano di un'integrazione ormai avvenuta tra Galli e Romani, ma 40 anni prima, nel 56 a.C., quell'integrazione è di là da venire. Tornato da Lucca, Cesare deve affrontare una serie di crisi che si sono aperte lungo la costa atlantica e a nord. Le nazioni galliche hanno capito che lui è arrivato per restare, che il suo obiettivo è la conquista, e si sono ribellate. Cesare agisce con la solita velocità, divide l'esercito in più parti, ne manda una a est a contrastare il possibile arrivo di rinforzi agli insorti dalla Germania. Un'altra a nord, un'altra a sud-ovest, in Aquitania. Intanto lui fa costruire una flotta sulla Loira per andare a combattere in Bretagna il popolo marinaio dei Veneti, che sta tenendo prigionieri i suoi ambasciatori. La battaglia navale decisiva avviene nel Golfo di Chiberone, grazie anche a un salto di vento, è vinta da Cesare. E se da un lato è ammirevole l'efficienza con cui i romani armano in breve tempo una flotta, si inventano delle falci per tagliare le sartie delle navi nemiche e disalberarle, imparano a conoscere maree e correnti che da quelle parti sono fortissime e battono un popolo di marinai nelle loro acque, dall'altro la punizione che Cesare infligge ai ribelli sconfitti che a lui si sono arresi è durissima. I sopravvissuti si arresero a Cesare con tutti i loro beni. Contro di essi Cesare decise di agire con più durezza, in modo che in futuro i barbari imparassero a rispettare il diritto degli ambasciatori. I senatori furono uccisi, tutti gli altri venduti come schiavi. L'anno successivo, il 55, è segnato da due imprese leggendarie e da uno degli episodi più brutali di tutte le guerre galliche. Due tribù germaniche, i Tencteri e gli Usipetes, che vagano da anni in cerca di terre da abitare, varcano il Reno. Cesare muove contro di loro e gli intima di ritornare da dove sono venuti. I capi tribù al suo arrivo si spaventano, chiedono una tregua, la ottengono, poi però ci sono delle scaramucce e Cesare li accusa di aver rotto quella tregua, così attacca il loro campo e li stermina. L'orrore per la strage, si parla di 400.000 morti, incluse le donne e i bambini, è tale che anche a Roma si chiede per Cesare una punizione esemplare. Catone espresse l'opinione che dovessero consegnare Cesare ai barbari, purificando Roma dalla colpa di aver violato la tregua, volgendo così la maledizione solo sul colpevole. Cesare viene anche accusato di aver dato inizio e di continuare una guerra personale senza l'autorizzazione del Senato, ma le polemiche vengono messe in secondo piano dalla prima delle due grandi imprese, il ponte di legno sul Reno, costruito in tempi record. Cesare dice 10 giorni. Cesare poi è anche il primo romano ad attraversare il grande fiume con un esercito. Il suo scopo è intimidatorio, vuol far sapere ai germani che se lo provocano, se tornano nelle Gallie, lui potrà inseguirli fin nel profondo delle loro foreste.
dopo aver saccheggiato il territorio, dopo aver stretto anche delle alleanze, torna indietro e taglia il ponte. Il ponte sul Reno, largo più di 4 metri, lungo 500 metri, con 56 campate, è un successo studiato e ammirato da secoli. Lo stesso vale per la seconda delle grandi imprese, la spedizione in Britannia. Ci sono delle ragioni politiche e militari, intercettare gli aiuti che i britanni potrebbero mandare ai Galli, ma la motivazione più importante che spinge Cesare a muoversi in un momento sfavorevole alla fine dell'estate, con l'inverno alle porte, con due sole legioni, la dice lui stesso, è la voglia di conoscere. Riteneva fosse di grande utilità raggiungere l'isola, vedere che genere di uomini l'abitasse, conoscere i luoghi, gli approdi, gli accessi, cose a tutti sconosciute. Sembra di sentire Ulisse quando vuole esplorare la terra dei ciclopi per vedere se abitata da genti selvagge e ingiuste, ospitali e rispettose degli dei. Infatti il resoconto della spedizione in Britannia, tra sbarchi burrascosi, tempeste, battaglie con popoli esotici che si dipingono la pelle di blu e hanno le donne in comune, apre una pagina romanzesca nelle cronache galliche. Dopo qualche vittoria romana non decisiva, qualche accordo generico con i capi britanni, tra promesse di lealtà che vengono parzialmente rispettate, l'esito dell'impresa è dubbio, ma l'eco che ha anche tra i contemporanei di Cesare è clamorosa. La spedizione contro i britanni fu celebrata per la sua audacia, perché lui era stato il primo a lanciare una flotta sull'oceano occidentale e a navigare sul mare Atlantico, portando con sé un esercito. Il 54 a.C., il quinto anno di guerra, si apre con la seconda spedizione in Britannia. Cesare si spinge un po' più in là, ottiene vittorie e successi diplomatici più importanti, ma tutto sommato l'esito è analogo alla prima. C'è però un episodio che avviene prima della partenza su cui vale la pena soffermarsi, perché rivela i sentimenti di rabbia, di orgoglio ferito e di insofferenza che ormai molti galli nutrono verso Cesare. Diviziaco, il druido che per primo aveva chiesto l'intervento di Cesare, ha un fratello, si chiama Dumnorige, che appartiene alla fazione opposta, quella che è contraria ad ogni collaborazionismo con i romani. Cesare vuole portare Dumnorige con sé in Britannia assieme ad altri capi gallici. Non posso lasciarvi indietro a fomentare rivolte mentre io sono via. Dumnorige però non ci vuole andare, fa circolare una voce. Cesare ci vuole portare in Britannia perché là, lontano da tutto e da tutti, potrà comodamente farci fuori. Poi, con un palese atto di disobbedienza, lascia il campo romano e se ne va. Cesare allora ordina di inseguirlo, di riportarlo indietro e, se si rifiuta, di ammazzarlo. Dumnorige resiste, si difende, implora i suoi di restargli fedeli, grida di essere un uomo libero di un popolo libero. Come ordinato, viene circondato e ucciso. Io sono un uomo libero di un popolo libero. Le ultime parole di Dumnorige riferite da Cesare stesso. E questo è ormai il pensiero della maggior parte dei Galli. E il pensiero si traduce in azione. Quando in autunno le legioni si ritirano nei quartieri invernali, la rivolta esplode. I Carnuti uccidono il re filoromano imposto da Cesare. Gli Eburoni, guidati dal loro re Ambiorige, attirano fuori dal campo una legione e l'annientano. Lo stesso Ambiorige, alla guida di una coalizione di tribù, assedia il campo di Quinto Cicerone, il fratello dell'oratore, ed è solo l'intervento in extremis di Cesare ad evitare il disastro. Anche Labieno, che nel Debello Gallico è di fatto l'alter ego, il vice di Cesare, respinge con grandissima fatica l'attacco della tribù dei Treveri. Alla fine di questa stagione la Gallia sembra più quieta, dice Cesare, ma è una quiete solo apparente, sia in Gallia, dove lui decide di svernare, che a Roma. L'anno che finisce, il 54 a.C., è segnato per Cesare anche da una sciagura personale. L'unica figlia, Giulia, data in sposa a Pompeo per saldare gli accordi del triumvirato, muore di parto.
Sull'onda del lutto comune, Pompeo resta per il momento legato a Cesare e durante l'inverno gli manda 2 legioni per rimpiazzare quelle perdute. L'anno che inizia, il 53 a.C., si apre con la sollevazione di quasi tutte le tribù galliche. Solo Edue e Remi restano fedeli a Roma. Uno dei focolai di ribellione più minacciosi è quello acceso dalla tribù dei Nervi. Cesare si dirige rapidamente verso i loro territori, devastandoli e ottenendo la loro resa. Poco dopo le tribù centrali dei Carnuti e dei Senoni si arrendono. La campagna riprende poi verso nord-est contro le tribù dei Menapi e dei Treveri, che vengono sconfitte. Poi Cesare costruisce un secondo ponte di legno e di nuovo attraversa il Reno. Come nel primo caso, il ponte e l'incursione oltre il fiume hanno uno scopo deterrente verso le tribù germaniche. Gli Eburoni, da cui è partita la rivolta, vengono braccati e spinti a rifugiarsi in paludi impenetrabili. Per non rischiare le legioni, Cesare affida la loro eliminazione alle tribù confinanti. In cambio avranno il bottino. Il principe Ambiorige riesce a fuggire. Intanto a Carre, in Asia, Marco Licinio Crasso, che con Cesare e Pompeo ha composto il triumvirato, viene sconfitto e ucciso dai parti. La morte di Crasso determina la fine del triumvirato e a Roma gli avversari di Cesare riescono ad approfittarne. Pompeo, l'unico rimasto nella capitale, vedovo di Giulia, libero da vincoli di parentela nei confronti di Cesare, viene corteggiato e accolto dalla fazione dei nobili. 52 a.C. Clodio, temutissimo leader e capobanda popolare, considerato il braccio armato di Cesare a Roma, viene ucciso in uno scontro di strada. Cesare, in Gallia, è ormai isolato. In luoghi remoti e boscosi, dice Cesare, in foreste come questa, cariche di significati sacri, con alberi dalle forme fiabesche, si tengono le riunioni drammatiche in cui nel 52 a.C. viene decisa la sollevazione generale delle Gallie. I capi gallici sanno che la posizione di Cesare a Roma è traballante. Voci esagerate, inventate, sostengono che Cesare sarà trattenuto in Italia dai disordini, che non potrà raggiungere il suo esercito. Insomma, se vogliono agire, il momento è questo. I principi lamentano la sorte comune della Gallia. Chiedono che qualcuno dia inizio alla guerra. Era meglio per loro morire in combattimento piuttosto che non recuperare la gloria e la libertà ereditate dagli Avi. La guerra la iniziano i Carnuti. Tutti i mercanti romani che abitano nella loro capitale, Cenabo, vengono uccisi. La notizia vola di campo in campo, di bosco in bosco, arriva nelle terre delle altre tribù, raggiunge la regione degli Arverni, dove entra in scena l'antagonista di Cesare. Vercingetorige, figlio di Celtillo, era un giovane di somma potenza. Il padre aveva ottenuto il principato sull'intera Gallia e per questo era stato ucciso dai suoi. A parte ritratti fantasiosi delle epoche successive, noi non sappiamo che aspetto avesse Vercingetorige. Forse l'immagine più verosimile è quella che si trova su una moneta che porta il suo nome, Vercingetorix, che, secondo l'interpretazione più diffusa, vuol dire grande re, Rix, o capo supremo dei guerrieri. Il giovane di somma potenza, come lo chiama Cesare, riunisce sotto il suo comando le varie tribù, toglie di mezzo i dissidenti che non vogliono la guerra, punisce chi esita tagliando orecchie e cavando occhi, in poco tempo organizza un esercito disciplinato ed efficiente. Appena viene a conoscenza di queste notizie, Cesare si muove rapidissimo. L'inverno passa nella provincia romana della Gallia Narbonese, rassicura gli alleati provinciali, consolida i confini con guarnigioni, con i rinforzi reclutati in Italia e in provincia attraversa le montagne innevate delle Cevennes e piomba a sorpresa sugli Arverni, incitando i suoi a devastare e saccheggiare.
Poi manda messaggeri nelle varie guarnigioni per riunire tutte le legioni in un solo luogo. In primavera tre città galliche, tra cui Cenabo, da cui era partita la rivolta, cadono. Cesare lascia i suoi libertà di bottino e di saccheggio. Vercingetorige decide di cambiare strategia. Bisognava impedire ai romani di trovare foraggio e viveri. Occorreva incendiare villaggi e case. Anche le città poco difendibili andavano bruciate. Misure dure e severe, ma più dura sarebbe stata la schiavitù per i figli e le mogli e la morte per loro stessi, il destino dei vinti. Gli ordini di Vercingetorige vengono rispettati, con una sola eccezione, la città di Avarico, che è ben protetta dalla natura, è in alto, con una sola e angusta via d'accesso. Gli abitanti sono convinti di poterla difendere, ma non sarà così. Dopo un assedio lungo e difficile, in cui i Galli mettono in campo tutta la loro tenacia, i Romani tutta la loro tecnologia bellica, arieti, torri, macchine da lancio, terrapieni, Avarico cade e la caduta è terribile. Eccitati dalla strage di Cenabo e dalla fatica dell'assedio, i legionari non risparmiarono i vecchi, né le donne, né i bambini. Quindi, del numero totale di circa 40.000, a stento se ne salvarono 800. Non risparmiarono i vecchi, né le donne, né i bambini. Con il suo stile scarno e asciutto, Cesare dà le dimensioni del massacro di cui lui e i suoi sono responsabili. 40.000 morti in poche ore, tanto per rendere l'idea, all'incirca lo stesso numero di vittime dei bombardamenti tedeschi sull'Inghilterra nella Seconda Guerra Mondiale. La presa di Avarico risolve a Cesare il problema dei rifornimenti, ma la vittoria non è decisiva. Anzi, l'atrocità dei Romani ottiene l'effetto opposto di rinsaldare il fronte dei ribelli. Vercingetorige richiama le tribù all'unità, alla Gallia unita, dice, non potrebbe resistere il mondo intero. Persino gli Edui, alleati storici di Cesare, cambiano fronte e prendono le armi contro di lui. La situazione si fa ancora più complicata quando Cesare non riesce a prendere Gergovia, la capitale degli Arverni, e viene sconfitto sotto le sue mura. Dopo la vittoria di Gergovia, Vercingetorige convoca qui a Bibracte un concilio delle nazioni galliche. Si decide di intensificare il reclutamento, di compiere scorrerie nella provincia romana della Gallia Narbonese e di attaccare Cesare proprio mentre si dirige verso la provincia. Non dobbiamo permettergli di trovare rifugio dentro i confini di Roma, se no tornerà con nuove armate. Dobbiamo annientarlo adesso che è indebolito, dice Vercingetorige, secondo la tradizione, stando in piedi su quella roccia. Inoltre, la colonna allungata dei Romani in marcia sembra una preda facile ai Galli, che fanno un giuramento. Fu proposto un giuramento solenne, che non fosse più accolto sotto un tetto, che non si avvicinasse più ai figli, ai genitori, alla moglie, chi non avesse attraversato a cavallo due volte le linee nemiche. I Romani però resistono all'attacco. I cavalieri germanici che Cesare ha arruolato inseguono i Galli in fuga, decimandoli. Vercingetorige decide allora di ritirarsi e fortificarsi ad Alesia, roccaforte della tribù dei Mandubi. Sono i giorni tra fine agosto e inizio settembre, gli ultimi dell'estate. Cesare descrive il territorio di Alesia, dice che sorgeva su un colle molto alto, circondato da colli più o meno della medesima altezza, lambito ai lati da due fiumi e che si affacciava su una pianura di 3 miglia. Ora quello è il monte Ossua, che è circondato da colli più o meno della medesima altezza, che è lambito da due fiumi, l'Osren e l'Os, e che si affaccia su questa pianura, la pianura dell'Om. Insomma, tutto qui coincide con la descrizione di Cesare. Per questo il villaggio di Alise-Saint-Rene, là sulla collina, è stato identificato con l'Alesia delle guerre galliche. Ad Alise, che è anche un'assonanza con Alesia, è sorto il Museo Parc Alesia, che raccoglie
i risultati degli scavi, ha dei percorsi didattici molto interessanti non solo sulla battaglia ma anche sui modi di vivere dei Galli e dei Romani. C'è anche un ritratto di Vercingetorige così come doveva essere un giovane uomo senza baffoni e capelli lunghissimi. Il museo ha anche curato la ricostruzione dei valli che Cesare fa costruire dai legionari a tempo di record. Il primo vallo, la prima cinta, è lunga circa 16 chilometri e circonda il colle di Alesia. Vercingetorige, vedendo che la morsa attorno a lui si stringe, prova ad attaccare per interrompere i lavori, ma il tentativo finisce male, viene respinto con molte perdite, allora rientra nella fortezza e chiede aiuto. Vercingetorige fa uscire di notte tutta la cavalleria prima che i romani finiscano il muro difensivo. A chi parte raccomanda di raggiungere ciascuno la propria gente e di spingere alla guerra chiunque sia in grado di portare le armi. Poi Vercingetorige requisisce grano e bestiame, abbandona la difesa della pianura, si arrocca nella fortezza e aspetta i rinforzi. A questo punto è Cesare che si deve preoccupare. E allora, per difendersi dagli attacchi che arriveranno da fuori, Cesare fa costruire un secondo muro lungo circa 20 chilometri che abbraccia il territorio e che corre parallelo al primo, un'opera colossale che lui poi dota di trappole micidiali. Tagliò tronchi d'albero e li rese aguzzi, poi scavò fosse profonde 5 piedi e piantò i tronchi. Chi vi cadeva era trafitto dai pali acutissimi. Li chiamavamo cippi. Davanti ai cippi scavò su linee oblique buche profonde 3 piedi, conficcò tronchi lisci induriti col fuoco, ricoperti di vimini e arbusti. Ne allineò 8 file, per la somiglianza coi fiori le chiamavamo gigli. Davanti ad essi interrammo pioli dotati di un artiglio di ferro. Li seminammo ovunque, presero il nome di stimoli. Passano i giorni, i Galli aspettano l'armata di soccorso, i Romani rafforzano le difese, passano le settimane e nella rocca sul colle non c'è più modo di sfamare sia i guerrieri che gli abitanti. Il grano è finito, le bestie sono state macellate. Si accende un dibattito, c'è chi propone di aspettare ancora, chi di tentare una sortita e chi addirittura, almeno stando alle voci che ha raccolto Cesare nel campo nemico, di servirsi dei corpi di quanti per età sono inutili alla guerra, in pratica di ricorrere al cannibalismo per resistere. Alla fine si decide per una soluzione di mezzo: nella rocca resteranno solo i guerrieri, gli abitanti con le famiglie devono andarsene. I mandubi sono costretti a partire con le mogli e i figli. Giunti ai piedi delle difese dei Romani, piangendo supplicavano di prenderli come schiavi e di dar loro del cibo. Ma Cesare, disposte sentinelle sul vallo, proibiva di accoglierli. Proibiva di accoglierli. Per Cesare la notizia finisce qui. Scarna, le sentinelle là sul vallo vedono arrivare qui sotto le donne e i bambini affamati e non li fanno passare. Uno storico più tardo, però, Dione Cassio, completa l'informazione dicendoci che Cesare non può nutrirli perché anche lui ha problemi di cibo e di rifornimenti e poi vuole approfittare delle debolezze del nemico. Li respinse perché convinto di aggravare così la situazione degli assediati. Infatti si aspettava che senz'altro sarebbero stati riaccolti dentro le mura. Invece morirono tra la città e l'accampamento perché né i Galli né i Romani li accolsero. C'è una famosa scultura antica, il Galata suicida, e Galata in greco vuol dire gallo, in cui è scolpito un guerriero che per non cadere prigioniero si toglie la vita dopo aver ucciso la sua donna. Per chi giustifica l'operato di Cesare, i Galli assediati avrebbero dovuto difendere le famiglie ad ogni costo o al limite togliersi la vita come nella scultura, piuttosto che lasciare crepare mogli e figli tra vallo e città, nella terra di nessuno.
Per chi invece sostiene le ragioni dei Galli, l'episodio non è che una delle tante atrocità commesse da Cesare durante una guerra che lui stesso ha provocato. Ora però, lasciando da parte per un attimo la logica del chi abbia più o meno colpe, dentro una cronaca che è fitta di battaglie, di movimenti di truppe, di gesta dei grandi, il racconto dei bambini e delle donne lasciati morire di fame qui nella pianura è uno dei rari squarci che si aprono sulle sofferenze, sul destino terribile della gente inerme schiacciata tra gli eserciti. Intanto l'armata gallica di soccorso si è messa in moto e Cesare fa l'elenco delle tribù che la compongono: Edui, Morini, Sequani, Atrebati, Carnuti, eccetera, eccetera. Di ciascuna dice quanti uomini fornisce: 12.000 quella, 8.000 l'altra, 4.000 l'altra ancora. Alla fine il conto è 240.000 fanti e 8.000 cavalieri, che arrivano qui ad Alesia quasi convinti che basti la loro vista a spingere i romani alla resa. Il primo attacco dei Galli avviene da questa parte, dal lato della pianura, e Cesare racconta che gli episodi di eroismo non si contano perché la battaglia avviene sotto gli occhi di tutti, dei romani, sulle palizzate, dei Galli, lassù sulla città. Nessuno vuole fare brutta figura, quasi si fosse in un'arena, al circo. I combattimenti, iniziati verso mezzogiorno, durano fino al tramonto. I Galli sono respinti. Dopo una giornata passata a preparare fascine per riempire i fossati e coprire le trappole, scale per scalare il vallo, ramponi per strappare le palizzate, verso mezzanotte i Galli escono dal loro campo e si avvicinano al vallo romano. Una volta arrivati sotto lanciano un urlo, è un segnale per i loro compagni dentro Alesia perché attacchino anche loro, ma il buio favorisce i difensori. Molti degli attaccanti muoiono trafitti dai pali nelle trappole, non riescono a sfondare, a fare breccia né all'esterno né all'interno, grazie anche all'intervento pronto di un giovane comandante di legione che quella notte si mette in luce per la prima volta, Marco Antonio. Respinti due volte, i capi gallici chiedono informazione a gente del posto e scoprono che laggiù, a nord, c'è un colle molto esteso, tanto grande che i romani non sono riusciti a chiuderlo dentro il vallo, anzi sono stati costretti a mettere il campo in una posizione sfavorevole, in pendenza, più o meno là dove si vede quel prato in discesa. Quello è il punto più debole delle difese di Cesare ed è lì che vanno concentrati gli sforzi. Gli esploratori vanno a esaminare la zona. Vengono scelti 60.000 uomini tra i più valorosi. In segreto si prepara il piano. Fissano l'ora dell'attacco, mezzogiorno. I Galli si muovono al buio, si nascondono nel bosco, dietro la collina, si riposano per la marcia notturna e quando è mezzogiorno attaccano. Nello stesso momento, dall'altro lato, dal lato della pianura, anche la cavalleria si getta contro le fortificazioni e Vercingetorige, in alto ad Alesia, vede tutto e attacca anche lui. Su questo muro e su più punti i romani devono resistere agli attacchi che vengono da fuori, sull'altro muro agli attacchi che vengono da Vercingetorige e dai guerrieri dentro la città. Per riassumere la paura e la fatica, Cesare non usa dettagli cruenti, usa una nota da grande narratore, una nota sonora. Ad atterrire i nostri molto contribuisce il clamore che si alza alle spalle di chi combatte, perché ci si rende conto che la propria salvezza è nelle mani degli altri. Le cose che non si vedono turbano con maggiore forza le menti degli uomini. Il momento è decisivo e tutti gli uomini sul campo di battaglia lo capiscono molto bene. Per i Galli vittoria significa libertà, per i romani restare vivi. Il racconto di Cesare si fa sempre più incalzante. I Galli avanzano, coprono le trappole, riempiono i fossati, scagliano nuvole di frecce, arrivano sotto il vallo, lo divelgono, riescono a fare breccia. Ai nostri, dice Cesare, mancano le armi e le forze. Lui stesso si mette a correre tra le linee incitando a resistere. Gli attacchi da dentro vengono contenuti, ma l'Abieno, che è a nord,
nel punto più delicato della linea difensiva, dove la pressione è maggiore, fa sapere a Cesare che non ce la fa più, che tenterà una sortita con tutti gli uomini che è riuscito a racimolare, circa 20.000, 39 coorti, più o meno un terzo dell'esercito. È una mossa estrema, ma è l'unica possibile e Cesare la seconda, si mette alla testa della cavalleria, scende da quella collina, galoppa tra i due muri per unirsi alla sortita di Labieno e aggirare i galli. Ha sulle spalle un mantello color porpora, quello che porta sempre in battaglia. I galli lo riconoscono per il colore del mantello. Dall'alto del pendio vedono gli squadroni di cavalleria e le coorti che lo seguono. Allora si gettano nella mischia. Un clamore si alza da entrambe le parti. Un altro clamore risponde dal vallo e dalle torri. All'improvviso la cavalleria compare alle spalle. Altre coorti accorrono. I nemici si voltano e scappano. I cavalieri inseguono i fuggitivi e ne fanno strage. Anche nella sconfitta Vercingetorige dimostra tutta la sua integrità e nobiltà d'animo. Il giorno dopo convoca qui, sull'altura di Alesia, un'assemblea dei galli superstiti e dice: «Io questa guerra non l'ho fatta per il mio interesse personale, ma per la libertà e per il bene comune, quindi adesso fate di me quello che credete. Uccidetemi se pensate che la mia morte faccia piacere ai romani, oppure consegnatemi vivo se lo preferiscono». E così sarà. Cesare, i principi dei Galli, li vuole vivi, sistema il suo seggio laggiù, nella pianura, davanti alle fortificazioni e aspetta. Dall'inizio dell'assedio sono passate circa 5 settimane. Vercingetorige, indossata l'armatura più bella e decorato il suo cavallo, uscì dalla porta, fece un giro attorno a Cesare che rimase seduto. Poi smontò da cavallo, si spogliò dell'armatura e rimase immobile. Ad Alesia Vercingetorige è un giovane uomo attorno ai 30 anni, ne resterà vivo altri 6, imprigionato a Roma nel carcere Mamertino, fino a quando Cesare non lo vorrà esibire nel suo trionfo per poi farlo ammazzare. Un destino triste, risarcito 2000 anni dopo da questo monumento fatto erigere da Napoleone III, che sul basamento riprende la frase che abbiamo citato prima: alla Gallia unita neppure il mondo intero potrebbe resistere. In questo modo a Vercingetorige viene riconosciuto il ruolo di anticipatore ideale della nazione francese. Dopo Alesia, Cesare decide di tornare qui a Bibracte per passare l'inverno. La grande avventura si chiude dove era iniziata e l'ultimo anno di guerra è segnato dalla repressione delle ultime sacche di ribellione, che si consuma con il solito contorno di razzie, massacri e saccheggi punteggiati qua e là dalla concessione di ricompense, titoli onorifici e privilegi agli alleati più fedeli e ai ribelli pentiti. Finita la guerra, l'obiettivo è creare una nuova classe dirigente che integri la cultura dei vincitori con quella dei vinti e sedare i sentimenti di rivolta con la pace e la prosperità. L'obiettivo verrà raggiunto, la Gallia sarà un pilastro dell'impero, come testimoniano i tanti monumenti gallo-romani in giro per la Francia. Pacificata, come dice lui, la Gallia, Cesare torna in Italia. Lo racconta il libro 8° del De Bello Gallico, scritto non da lui ma da Irzio, un suo uomo di fiducia. Libro che si conclude con l'inizio delle trattative febbrili tra Cesare e il Senato prima del passaggio del Rubicone. E lì
inizia un'altra storia con le guerre civili, Cleopatra, la dittatura a vita, la congiura di Bruto e Cassio, le Idi di marzo, l'ultimo capitolo della vita prodigiosa e terribile di Giulio Cesare.